Noi l'altra volta eravamo arrivati che dopo ho visto la gente fuggire, dico, mi sa che è tardi. Tisane, decotti e infusione. E parlavamo degli estratti. Adesso facciamo un piccolo riassunto breve breve sulla storia, che è pallosa, però ve lo leggo proprio. Questa è una presentazione che ho fatto per Giuseppe Papagni, lo conoscete voi, professore? Lui sì, ha fatto anche disegno, ma ceramista, scultore, papà. Siccome lui qualche anno fa aveva fatto una serata che spiegava le ceramiche nel Medioevo, allora parlava anche degli albarelli, che sono quei vasi tondi delle spezierie, allora avevo iniziato così. Fu il Signore a far crescere le piante medicinali della terra e l'uomo saggio non le disprezza. Questa è la Sacra Scrittura della Bibbia. Quindi già sappiamo che le vere origini della fitoterapia risalgono dalla Bibbia. Infatti questa frase scritta nella Bibbia fa riferimento all'uso di piante per curare alcune malattie, conoscenze acquisite dal popolo ebraico durante la permanenza in Egitto. Ci fa capire quindi che la fitoterapia ha antichissime origini. Intanto voi cercate di ricordarvi quello che ho detto l'altra volta. Successivamente la civiltà greca e romana furono depositari di importanti nozioni erboristiche. Omero parla di piante magiche e medicinali. Aristofane raccomanda l'uso dell'aglio e Pitagora quello dell'artemisia. Però lo studio vero e proprio della botanica ha iniziato con Aristotele, scrivendo il testo De Historia Plantarum, mentre Galeno, vi ricordate Galeno, gli estratti idroalcolici, come si fanno, si deve all'invenzione di quelli che oggi chiamano i preparati galenici, cioè soluzioni d'alcol e acqua in cui vengono concentrati i principi attivi delle piante, cosa che io vi consiglio tutti quanti di fare, perché se usate le soluzioni idroalcoliche, le tinture madri, quella cosa che fate vi dura 5-6 anni, perché è un liquore super alcolico. Vedete, presente quando aprite le bottiglie di liquori, quelle alcoliche di tanti anni, ancora sono buone, perché l'alcol mantiene tutto quanto. Quindi sono chiamate oggi tinture o soluzioni idroalcoliche, che sono tra i preparati fitoterapeutici più indicati, in quanto sono più efficaci delle tisane, perché sono più concentrati, sono più pratici da utilizzare e si mantengono nel tempo per parecchi anni. Adesso ripeto le cose. Allora, ma come sono venute a noi queste antiche conoscenze egizie, greche, romane e addirittura persiane, che hanno incentivato lo studio moderno della fitoterapia? Grazie ai monaci. Infatti vi ricordate la scuola salernitana? Ok. Nel Medioevo le conoscenze dei sapienti di tutto il mondo allora conosciuto si riversavano all'interno dei monasteri di tutta Europa, dove monaci laboriosi ne copiano scritti e trattati, conservandone e tramandandone il sapere. Quindi i manuesi cosa facevano? Traducevano e poi fotocopiavano, però oggi noi abbiamo la fotocopiatrice e la stampante, però questi scrivevano. Naturalmente con ulteriori studi erboristici scrivono nuovi volumi. Nasce così la medicina monastica e con il tempo i monasteri divennero dei veri e propri centri medico-didattici, dove correvano giovani desiderosi di apprendere le nozioni mediche dai manoscritti. La medicina monastica dove veniva praticata? Durante tutto l'Alto Medioevo in molti monasteri e conventi posti lungo le vie del pellegrinaggio. Si organizzavano delle foresterie, degli ospedali, per accogliere gli ospiti all'esterno e all'interno un'infermeria, dove se prima venivano ospitati e curati i monaci e le monache del convento, ora trovarono posto anche i pazienti secolari. In questi ambienti le persone trovano ristora, ospitalità e cure. Accanto all'infermeria o l'ospedale, vi era la spezieria dove venivano lavorati e conservati i prodotti erboristici.
Le spezierie conventuali, visto che erano poste sotto la guida competenti monaci e medici che vendevano un prezzo contenuto i loro propri servizi, riscuotevano un vasto consenso dal popolo ed anche dalla nobiltà e dall'alto clero, in opposizione però alla presenza casuale di persone improvvisate che si facevano per la cura di malattie ed usi e costumi antichi senza alcuna formazione ed anche in opposizione alla corporazione degli speziali, i quali accusavano i monaci che non si dovevano occupare di un campo che non aspettava loro. Quindi gli speziali, che era una corporazione, ce l'aveva con i monaci. Poi alla fine diciamo che si sono uniti. Per un periodo si diffusero anche le figure di medici monaci vaganti, poi alcuni concili vietarono ai monaci la pratica dell'arte medica a scopo di lucro e permisero agli stessi di esercitare le loro conoscenze solo nel loro monastero e nelle immediate vicinanze, però con obbligo di rientro a notte. Questo non me la ricordava. Ma perché i monaci svolgevano questa attività gratuita? Questo l'ho detto anche l'altra volta. Uno degli scopi fondamentali dei monaci era di combattere la povertà, non come opposto di ricchezza materiale, ma come sinonimo di fame e malattia. Infatti la cura del malato era vista come un momento massimo di compassione e carità ed era visto come figura del Cristo bisognoso. Perché i secolari andavano a curarsi dei monaci speziali? Oltre alla malattia che provocava dolore e morte, forte era anche il binomio malattia-peccato, ovvero vi era la credenza che la malattia fosse comunque una punizione divina. La religione diveniva quindi una soluzione se si accettava il pentimento e si prendeva a cura, a guida, il Christus Medicus, ovvero la figura di Cristo, vista come salvifica e risolutrice dei mali terreni. Quindi se uno sta male, te l'ha mandata Dio, così la pensavano. È perché hai fatto peccato, quindi Dio ti manda la condanna, no? E la pensavano così. Oggi io, correndo perché sono in ritardo, ho dimenticato sia l'acqua che l'olio essenziale da mettere di mandarino da mettere nel diffusore e mi dispiace, però vi ho portato un'altra cosa. Allora, vi ricordo, abbiamo parlato l'altra volta di tinture madri. Si prende acqua, alcol, la pianta, o sotto forma secca o sotto forma verde. Nella forma secca il rapporto va 1 a 20, cioè 200 grammi di pianta secca e il restante 800 grammi di acqua e alcol, che sarebbe la soluzione. L'acqua e alcol, in base a cosa volete estrarre, al principio attivo, in media sulla 50-60 gradi, si mette nella soluzione a 50-60 gradi. Se volete estrarre delle resine, andiamo a 80 gradi. Non fate che mettete subito nell'alcol a 90 gradi e poi alla fine diluite. Per fare di meno c'è bisogno di quasi l'acqua. Per fare la soluzione, se vuoi fare una soluzione di 60% di idroalcolica, di alcol, no? 100 grammi di acqua. Sì, più o meno. L'alcol non è 100 gradi, è 92, fate la proporzione, però se è 50 gradi, viene fuori 54, fate metà e metà e siete a posto. Quello che vuoi tu. Cioè, queste robe qua sono naturali, serve per curarsi, per migliorare qualche cosa. Sì. L'alcol... Sì, ma l'alcol non è che te devi bere un litro. Sì, sì, ma te guarda, se l'alcol non devi prendere così, ti ricordi l'altra volta ho fatto l'esempio, c'era una signora che mi è venuta a prendere la passiflora. Va bene, vanno 20-30 gocce, che è alla fine un cucchiaino, due cucchiaini, vanno diluiti in 2-3 dita d'acqua. Va bene, non prese a digiuno, ok? Dopo vi dico quando si prendono queste cose. Quindi è super diluito. Se uno non può prendere l'alcol, qualcuno è allergico oppure non vuole, fate le tisane, prendete le polveri. Io sono favorevole alla tintura idroalcolica, pare che bisogna prenderla per 15-20 giorni, come dicevo l'altra volta, perché è un prodotto che estrae tanto principio attivo e poi dura nel tempo.
Se no, uno si fa le tisane, però sono molto blande, però potete aumentare la quantità, va bene? Un bicchiere di vino a pasto, mezzo bicchiere, te lo bevi? Di vino rosso? Oh! Sì. Guarda, un bicchiere di vino, sono vino rosso, quanti gradi sono? Partiamo dagli 11 gradi e mezzo fino ad arrivare a quelli da maturazione fino a 15 gradi, no? Un bicchiere, 250 millilitri, fa il 15 gradi. Mi dà l'idea che sia un altro diverso. Però è lo stesso. Ti fai conto, la grappa come la fanno? Prendono le vinacce, le fanno fermentare e poi la metti in un distillatore e ti viene fuori la grappa che non c'ha 40 gradi, ne ha di più, va bene. E poi, sì, dimmi. Perché 15-20 giorni? Perché uno non deve intossicare il tuo corpo, no? Non puoi durare una vita a prendere quel principio attivo lì, perché ti fa conto, ogni molecola naturale va a incidere nel nostro corpo. No? Anche la camomilla, la molecola dell'alcaloide, che non è un alcaloide, del principio attivo della camomilla, te lo prendi e le va a interagire nel tuo corpo, va bene? Se ti prendi sempre per tantissimo tempo quel prodotto lì, ti assuefi, va bene? Quindi io dico sempre, prendete per 20 giorni, no? Vedete il beneficio. Una cosa, il corpo, dal mio punto di vista, deve reagire da solo. Questi non sono farmaci. Va bene che prendi la medicina una settimana, ti passa, ti va via la malattia e è finito. Queste sono, sì, sempre molecole leggere che te ti assumi e pian pianino lavorano all'interno. Bisogna vedere come reagisce il tuo corpo e bisogna dare in modo che il tuo corpo reagisce. Lo prendi 20 giorni, hai un beneficio, guardi se il corpo reagisce da solo, perché molte volte sono anche cose psicosomatizzate, poi dopo fai riposare il tuo corpo altri 20 giorni, poi lo riprendi. Tutto lì. È per mantenerti puro e sano. Se hai una malattia grave, invece prendi le medicine, che sono concentrati di quelle molecole lì. Sono le molecole fatte in laboratorio. Parte tutto dalla fitoterapia. Poi dopo ci insegnerai a fare qualche cosa? Sì. Quando andiamo in spezieria vi faccio vedere. Ma sono cose semplici. No, per farlo, proprio materialmente. Vi faccio vedere tutto quanto. Sono cose... I fiori di Bach sono fatti con lo stesso sistema? I fiori di Bach, che io non ho mai usato e non sono mai interessato, però è una tecnica sui fiori di Bach che non è solo fatta con la sì, però nell'insieme devono essere utilizzati insieme a un percorso psicologico, è tutto uno stile di vita. È una soluzione idroalcolica, ma sicuramente non è 60 gradi perché è pochissima. I fiori sono dei petali fondamentalmente, va bene, deve solo estrarre il profumo. Qualche altra domanda? Poi il vino, per esempio. Abbiamo parlato l'altra volta degli enoliti, cioè gli estratti idroalcolici, siccome all'epoca non erano i pochi fortunati ad avere una distilleria che si potevano tenere una grappa oppure dell'alcol, usavano il vino che c'ha l'alcol, anche lui estraeva il principio attivo, quindi mettevano il vino... Dentro il vino, le erbe, questo vino estraeva il principio attivo, poi se lo bevevano. Io dico sempre, il vino molte volte faceva schifo, sembrava l'aceto, per correggergli. E poi il vino nelle campagne è stato sempre salutare. Fino a qualche anno fa, anche se andavo in campagna, ai bambini di 3 anni, dagli un goccino di vino che gli fa bene. No, perché lui in questo caso qua c'ha ragione. Il vino per un bambino di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 anni è tossico per il fegato, perché il fegato non ha completato il suo sviluppo e quindi fino a 16 anni. Sì, ma io... Dagli un goccino di vino, dagli un goccino di vino. Cavolo, dai il vino! Ammonello, no, poi il vino come lo facevano una volta?
una volta il contadino del vino, che il vino del contadino, che era il vino più buono del mondo, era il vino più tossico, più cattivo del mondo. No, perché sbagliavano le dosi col soffitto, ci mettevano gli oli. Facevano occhio. Tutto occhio, ma fa male. Verderame fa tutto occhio, e però era il vino più buono del mondo. Se ti andavi dal contadino a bere il vino, dovevi dirgli: ah, buonissimo. E quel bicchiere ti durava una vita, se stavi dal contadino 2 ore, perché non ce la facevi a berlo. Tutto lì. Il bianco faceva schifo, il rosso, il rosso lo facevano buono invece. Monte Giove facevano il vino più buono di Fano. Perché? Quella volta si usava, adesso parliamo anche di vino, si usava a tenere i raspi nel tino tanto tempo. I raspi, cosa c'hanno? Il tannino conservante. Quindi il vino era un conservante a livello naturale. Tutto lì. C'è la Crespaia adesso, Montegiove, che fa il vino buono. Quindi, e poi prima c'erano i frati, il contadino, il frate, tutti a prendere, questo così, se no qua andiamo avanti. Poi abbiamo parlato gli essenziali dopo, arrivati tisane, dicotti e infusione. Le tisane conoscete tutti cosa sono? Pompadour. Andate a comprare la camomilla della Pompadour, fate bollire l'acqua, la mettete dentro e quella è una tisana. Ok? Le tisane si usano per i fiori, no, i fiori e le foglie, che sono delicati, quindi basta una normale bollitura dell'acqua, si mette dentro. Dopo ci sono invece i decotti, che si usano con le radici, i rami, la corteccia, le bacche, cioè quelle droghe delle piante. Cos'è la droga? Vi ricordate la droga cos'è? È quella parte della pianta che è, voi pensate, una foglia diversa dalla corteccia, dalla radice. Queste hanno più struttura, quindi devono essere bolliti. Non vanno solo, ho fatto bollire l'acqua, metto giù le foglioline e poi me la bevo dopo 3 minuti. No, ma proprio fatti bollire. Però vediamo cosa. Allora, sì, le parti delicate come quelle aeree e quindi per le tisane. Cioè, simile all'infusione, i decotti sono stati quelle parti più dure della pianta, ve l'ho detto, radici, rami, cortecce, bacche. E poi l'acqua fredda non fa un cavolo, e non fa niente, perché molte persone cosa fanno? L'acqua di San Giovanni. Parlavamo l'altra volta dell'olio di San Giovanni, ok? Che si prendeva l'olio d'oliva, l'iperico, si metteva dentro l'olio d'oliva o si metteva sul tetto al sole per 30 giorni, oppure a bagnomaria si faceva cuocere per 30 minuti, non bollire, riscaldare. Poi qualcuno mette addirittura le parti vegetali, le droghe, nell'acqua lì ad aspettare. Quella è l'acqua di San Giovanni che si prepara. La notte di San Giovanni si raccolgono, basta andare in un prato, sfalciate tutto quello che trovate di fiorito, lo mettete in una bacinella, lui sta lì una notte, tutto quanto, e poi mi sembra il giorno dopo, dopo 2 giorni, ci si fa il bagno, ci si lava. Perché? Per prendere la rugiada. No, aspetta, quella è un'altra cosa, la rugiada. Questo proprio ci si lava, va bene? Mentre quello della rugiada, l'alba della notte di San Giovanni, un tempo cosa facevano? In mutande o nudi andavano in questi prati dove c'era tutta la brina e ci si buttavano giù e questa brina purificava, lavava il proprio corpo. Dopo, siccome c'erano anche i rovi e gli spini in mezzo, ha detto sarà meglio fare questo modo qua. Anche la barca di San Pietro. Quella non la so. Quindi, o voi raccogliete le erbe, oppure i frutti, tutto quanto, li tagliate, li fate seccare, oppure andate in erboristeria che ve le danno nel sacchettino di carta, quelle secche, ok? Quando voi andate a raccogliere le erbe, ve lo dico, fate così, le dovete raccogliere e far seccare. Non le fate seccare al sole, perché ci sono i raggi ultravioletti che si mangiano un casino di vitamine, principi attivi,
gli oli essenziali evaporano subito. In più dovete andare a raccogliere le erbe. Qualcuno dice quando non c'è la brina, no, raccoglietele, le lavate bene, le mettete in un sacchetto e poi le tenete al buio in un posto caldo e le fate seccare. Lo stesso se andate in farmacia, in erboristeria, vi danno, perché non tutto l'anno ci sono le piante da raccogliere e le erbe, andate in erboristeria, chiedete quello che volete, ve lo danno in un sacchettino, ma non lo tenete lì, va bene? Mettetelo nel barattolo di vetro. Questo perché? Metti caso lo dimenticate nell'angolino della cucina che è umido, non si mantiene. Metti caso che arriva l'insettino, vi fa le uova in mezzo, andate a aprire il pacchetto, oppure per terra trovate tutti quegli insettini tondi che si cibano della parte vegetale. Oppure oggigiorno ci sono anche contenitori di plastica ermetici, questi qua, e quindi sono comodissimi, però la plastica è brutta, no? Uno naturale, prendiamo le piante e le manteniamo nel sacchetto di plastica, no? Che il sacchetto di plastica passa i parabeni, mi sembra, che fanno male, anche se sono alimentari. Poi gli oli essenziali, l'altra volta abbiamo... No, non c'è differenza. Gli oli essenziali, io l'altra volta ho parlato di oli essenziali, mi sembra. L'olio essenziale agisce per inalazione, inalate, entra nei polmoni, sì, e vi dà l'effetto. E il profumo inalato, le cellule olfattive, sì, diffusori ambientali, bagni aromatici, anche quello lì. Lo stesso, sono molto volatili, quando li comprate o qualcuno ha il coraggio di farli, non li mettete nel, vedete qua c'è il barattolino col tappo di sughero, evapora. Dovete usare i tappi questi qua di plastica col contagocce e lì non evapora niente. Però non vi ho detto l'altra volta l'estrazione degli oli essenziali. Allora, vi faccio un esempio. La lavanda, olio essenziale di lavanda, che va tanto di moda adesso, che è utile per la pelle. La lavanda attiva la circolazione capillare superficiale della pelle. Va bene? Quindi, per fare un litro di olio di lavanda servono 150 kg di pianta. Sapete cos'è 150 kg? È tanto, è tantissimo. Quindi è una... tutta la pianta. Di solito si prendono i 30 centimetri tra fiori e stelo. Si mette per distillazione in corrente di vapore. C'è un distillatore. Avete presente in linea di massima cos'è un distillatore per la grappa? Oh, questo è simile, però mentre le vinacce si mettono sul fondo, no, e prende fuoco, si prende la pianta. Non si mette né a bagno, si mette a metà, sotto c'è l'acqua, poi c'è una rete, si mette la pianta, il vapore creato dall'acqua salendo penetra nella pianta, si aggancia alle goccine di olio e poi viene distillata. Ci dovrei avere l'immagine, se ricordo. Ecco qua, vedete? Si mette l'acqua, c'è una rete, si mette la pianta, tritata. Cosa succede? Il vapore si aggancia agli oli essenziali, sale, scende giù, qua c'è un refrigerante, di solito passa dentro a un altro bidone o secchio di acqua fredda, si condensa il vapore, scende giù in un contenitore dove l'acqua, che da vapore è tornata allo stato suo, sul fondo, in cima l'olio, che poco, no? E questo è il disegnino, se no, ecco, questo è il distillatore, costa 3-4 mila euro, se qualcuno lo vuole comprare, però dopo bisogna coltivare le piante aromatiche, va bene? Infatti, vedete, qua è aperto,
qua ci hanno messo, mi sembra, o è rosmarino o è lavanda, qua sotto c'è l'acqua, vanno a chiudere, vanno fuoco e cosa succede? Qua c'è il refrigeratore, viene giù. E allora sopra c'è l'olio e l'acqua sotto cosa ci si fa? Quell'acqua è profumatissima. Va bene? È la famosa acqua, aspetta, idrolito, mi sembra. Sono le acque profumate e sono profumatissime. Ci si profuma l'ambiente, l'acqua di rose, per esempio. No, ti profumi la pelle, non si butta via, per carità, è buona. Solo che l'acqua tenuta lì col tempo dopo si deteriora. Allora bisogna sempre aggiungersi qualcosa, non so cosa ci mettono, molte volte vendono le acque, le tieni 3-4 anni, come fa, tanto anche l'acqua, anche se è distillata, ma c'è dentro delle sostanze, non è possibile. Che... Sì. E qua, ecco, questi immaginiamo noi, fra 2, 3, 4 mesi, che ci siamo comprati un bel distillatore, facciamo una bella cena e ci distilliamo la grappa o qualcos'altro, perché ci sono piccoli, questi costano 100, 200 euro. No, sì. Anche dipende se... Fece le grosse, bravo. Sono su internet, se uno va a rovistare su internet, ci sono usati, ci sono nuovi, d'acciaio, di rame, il rame costa. Comunque il rame è sempre bello, provate, mal che vada, anche se fate 5 ml di olio essenziale, almeno è una soddisfazione. Conviene comprarlo. C'è un signor Urbino Cannavaccio, un tedesco che è venuto in Italia, ha messo a posto la casa tutto e lui si è messo a fare gli oli essenziali per lui, mi sembra, una vita che non ci vado e voleva fare quella cosa lì. Gli oli essenziali si fa con la lavanda oppure si fanno anche con mille altre cose? Con tutto, tutte le piante hanno un olio essenziale. Vi consiglio di comprare un libro sugli oli essenziali, costano poco, quelli belli grossi però, non quelli piccolini così, e c'è di tutto. Dopo sì, molte piante hanno dei principi attivi che si accomunano, però quando intanto le problematiche sono sempre quelle lì. Quando voi sapete che quella molecola lì, quell'olio essenziale fa bene per quella patologia lì, non è che non andate a cercare chissà cosa. Di solito per le cose normali con 10 oli essenziali si fa tutto. Va bene. In più, cosa vi volevo dire? Che io dopo vado avanti con la testa. Questo per le erbe, le piante erbacee. Parlavamo l'altra volta del bergamotto, del limone, degli agrumi. Chi è che mi dice del bergamotto? Cosa serve, Luca? C'è più quel, c'era una ragazza. Il bergamotto ci si fanno con la buccia. Dicono, sì, è quella bellissima buccia, invece anche per fare lo candito è buono. Ci ho pensato questa notte. E il bergamotto, sì. Il bergamotto è la base di tutti i profumi. Sì, è utile per l'herpes, però... È scappato fuori il bergamotto come pianta da piantare al supermercato, non mi ricordo, che non l'ho mai vista. Gli agrumi invece vanno spremuti, prendono le bucce e spremono. Per spremitura ricavano l'olio essenziale, che è molto più facile. Infatti gli oli essenziali di agrumi dovrebbero costare in teoria pochissimo, perché l'agrume ha tantissimo olio essenziale. C'è anche alcol nelle bucce. C'è anche l'alcol? Sì, infatti, infatti, quando eravamo bambini con l'arancia ci trovavamo negli occhi, no? Oppure con l'accendino, framma. Allora, quindi la sfumitura, distillazione in corrente di vapore, e poi l'enfleura, questo non lo so, è il metodo usato per stare gli oli dei petali, delle parti molto odorose. Lo usano in profumeria. Appoggiati su lastre, ricoperte di grasso purificato, sfruttando la capacità dei grassi di assorbire gli odori. I fiori cedono al grasso il coso
Il grasso si scioglie con l'alcol e quindi separa l'olio essenziale. Questo si potrebbe provare, ma... Questo è una profumeria sicuramente. Sì. E poi c'è l'olio coi solventi, no? L'olio di girasole. Secondo voi come viene estratto? Tutto con i solventi. Eh? Non lo so, io sono contro i solventi. Il solvente evapora, quindi non so neanche che solvente è. Penso che lo recuperano. Per esempio l'olio di colza, l'olio di... Anzi, adesso c'è l'olio di palma depurato. Aspetta, l'olio di palma, il vero olio di palma, è meglio dell'olio d'oliva, dovete sapere. Solo che quello che arriva da noi, gli tolgono tutta la parte buona e quello che mettono i dolci nostri e usano, quello fa proprio male per le nostre arterie. Se no io leggevo che è meglio dell'olio d'oliva. Comunque andiamo avanti. Comunque io vi dico una cosa, la legge italiana per tutte le preparazioni erboristiche devono essere titolate, vi ricordate la titolazione? Ci deve essere scritto dentro quanto principio attivo è. Io vi dicevo, per fare gli estratti idroalcolici, no, che non siamo farmacisti, dovete seguire per il secco quelle dosi lì, l'1 a 20 il rapporto, e bene o male ci andate vicino, ok? Poi dopo ci sono anche i periodi di raccolta delle piante, perché se voi raccogliete la droga in un periodo che non è nel massimo del suo splendore, nel suo periodo balsamico si dice, dentro ha meno principio attivo, però voi per hobby, quando farete queste cose qua, usate sempre le piante che non sono pericolose, mi raccomando. E poi, se volete provare i vostri estratti idroalcolici, lo provate per 2 o 3 giorni, sentite come state, se non avete effetti collaterali, continuate. Però se dopo un po', invece di farvi bene, vi fa male, smettete subito. Sta a voi saper usare la pianta giusta. E dopo ci torniamo lo stesso. Quanti grammi di principio attivo contengono? E l'altra volta vi dicevo anche come l'iperico, sempre storia di San Giovanni, non vedo l'ora che arriva giugno, va bene? L'iperico che è un antidepressivo, qualcuno lo ingerisce perché è antidepressivo, come lì c'è l'ipericina, che fa male, non deve superare, se non ricordo bene, 0,03 milligrammi per... Non ingerite l'olio di iperico, no? Se soffrite di depressione prendete il rosmarino, il gemo derivato di rosmarino che vi fa alzare al mattino con la voglia di fare. Aumenta la pressione? Vabbè, ma mica devi abusare. No, il gemo derivato è diverso dall'estratto idroalcolico. Ci vuole una bella... informazione per queste cose, cioè sì, però con 20 giorni e poi basta. Provare. Lei soffre di pressione alta? No, io no, però so che il rosmarino aumenta la pressione. Sì, se esageri, se prendi il rosmarino normale, se lo prendi in continuazione, ma se te prendi l'estratto del di rosmarino per una settimana di gemmo derivato e arrivi al punto che quel po' di tristezza che c'hai ti passa, ti alzi al mattino con la voglia di fare, dopo basta, perché sennò diventi dipendente. No, ma non è che per esempio la liquirizia, no? Io faccio l'estratto alcolico di liquirizia, no? Faccio sia il liquore di liquirizia che si beve a fine pasto, che è buonissimo, ma poi faccio anche la bomba, l'estratto idroalcolico, cioè 200 grammi di polvere di liquirizia tritata, no, le caramelle squagliate, no? Con l'alcol a 60 gradi e poi lo filo tutto quanto. Quella è una bomba, no? Io lo prendo in primavera quando sono fiacco, ma non è che mi fa...
partire il cuore. Mi fa partire il cuore se prendo troppi caffè. Come dice il detto, la quantità che fa il veleno. Poi dopo uno deve stare sotto controllo, se uno si sente, prende un prodotto, si sente che non gli squadra, basta. Però dovete stare attenti sempre a cosa prendete. Un bel fior di digitale, me lo mangiate. Allora. Ma infatti, il Google, se voi andate giù al Lido, dietro il bonbon c'è il Google, non lo so, questo non lo so, però andate a vedere su internet, c'è il cellulare, vai un attimo a vedere il Google cos'è. Allora, vi dicevo l'altra volta che in Germania lo stato di alcolico di Ginkgo Biloba è considerato un farmaco di categoria A, mentre da noi in Italia è considerato un integratore alimentare. Si intendono complessi di sostanze naturali che includono le piante medicinali. Ecco, la l'erboristeria italiana è ridotta così. Sono tutti integratori alimentari, va bene? No, perché fondamentalmente quelli che vi vendono fanno, ma non fanno. Le cose che prendete in farmacia, integratori alimentari che prendete in farmacia, le pasticche, fondamentalmente non sono pericolose, ne potete prendere a stufo, non vi faranno mai male. Però se voi fate le cose vostre con le indicazioni giuste, o vi potete... Allora, compriamo il Google, la resina di Google... E poi facciamo il stato di alcolico con un alcol di 70-80 gradi. Per il colesterolo, ve lo dicevo l'altra volta, il carciofo. Estratto idroalcolico di carciofo. Oppure ti mangi un carciofo tutti i giorni in insalata la sera. Il carciofo abbassa il colesterolo. C'è un mio amico. In teoria anche il cardo mariano. Perché sono simili, stessa famiglia. Anche l'infuso di foglie di carciofo è amarissimo. Infatti è amarissimo. L'altra volta dicevo che c'era un mio amico, la nutrizionista gli aveva detto guarda, prendi una foglia di carciofo così grossa, la tagli, fai il decotto di 5 litri, ti metti tutti questi 5 litri nel frigo, poi te ne bevi un litro al giorno. Te ti rendi conto, girai in ufficio questo a bere, e tu ci ho fatto l'abitudine. E allora cosa si fa? Si fa l'estratto idroalcolico, lo prendi 3 volte al giorno, 2 volte al giorno, lo diluisci, è amaro lo stesso. Col carciofo a foglia secca, ti vai a comprare il carciofo in erboristeria, costa 3-4 euro letto. Fai l'estratto idroalcolico, c'è un litro di estratto, ti fai, no? Con 200 grammi, ok? Vai avanti gli anni, e poi 2 volte al giorno ti prendi questo estratto idroalcolico. Guarda, è semplice: 3 diti d'acqua, 40 gocce, è passata la paura dell'amaro, dello schifo. Qualcuno mi ha detto: ma se mi bevo il cinaro, uguale, quanto ne devi bere? C'è ancora il cinaro? Sì, da qualche parte c'è di sicuro. Poi anche lo psilio non lo conosco. Sì, sono venduti come integratori alimentari, mensa, tinture madre, riservata per la vendita al pubblico, la produzione di composti complessi, è riservata alle officine farmaceutiche, sì. Scusa, dimmi. Allora, se io faccio il carciofo sott'olio, nell'olio mi tira fuori il principio attivo? No? Sì. Mai come l'alcol. Infatti l'altra volta parlavamo degli oleoliti, vi ricordate? Che si può usare anche l'olio per tirar fuori, però l'oleolito è meglio usarlo con le foglie. Invece il carciofo è molto più spesso, è molto più, come si dice, pesante. L'olio fa più fatica a estrarlo, va bene? Però dopo l'olio te lo devi bere. E il colesterolo, se ti bevi l'oli, non fa passate. ma fa bene.
l'olio d'oliva, però fate in insalata, fa ingrassare, fa ingrassare, ragazzi, no? Anche se c'è una parte di olio, l'olio buono, come dicono, il colesterolo buono, c'è anche una parte di colesterolo cattivo, no? Che magari si compensano, però fa ingrassare. Cioè, se vuoi avere lo stesso risultato dell'estratto idroalcolico, no? Con l'alcol estrai tutto il principio attivo, no? Con l'olio ne estrai pochissimo. Io perché non volevo buttare via l'olio, cioè rimane di barattolo dopo che c'è stato il carciofo. No, non si butta via quello. Ma anche per condire, quello è un olio aromatico alla fine, no? Poi qualcuno quando mette i carciofi sott'olio ci mette il pepe, ci mette l'erbetta, l'alloro, no? Quello è buono. Condisci l'insalata, saprà un po' di carciofo, basta che non si è rancidito. Tutto lì. No, no, io sono un po' sordo, dovete capire. Il carciofo fritto, tagliato a fettine piccole, fritto, sì. Sembra che mantenga più i principi di quello bollito. Il carciofo fritto, sì, mantiene, sì, più i principi di quello bollito? Sì. Questo non lo so. Se fritto, allora, la frittura, cosa succede? Che l'olio fa uno scudo tutto intorno e la temperatura è molto elevata, però, anche bollito, eh? Bollito, e sarebbe un decotto, che estrae tutto quanto. Quindi effettivamente la frittura tiene meglio il principio attivo. Quindi facciamo una bella mangiata di carciofi fritti e stiamo benissimo. Mi raccomando, 2 carciofi fritti al giorno per 20 giorni. Poi vi andate a misurare quanto colesterolo ci avete. Anche quello io non ce l'ho. Come vanno? Ma ci si mette l'olio o no? Nella friggitrice ad aria ci va un minimo di olio, leggi? È grasso di loro, a posto. No, non è il massimo comunque la friggitrice, quella d'aria. Le castagnole, ragazzi, l'olio va messo perché deve essere oleato il prodotto e gli arriva la temperatura dell'aria. La cuocita, però l'olio gli serve per oleare ho capito, per dare la sensazione. Prima parlavamo, dopo vi dico le dosi, qua c'è scritto tutto in linea di massima, se uno deve depurarsi, spurgarsi al mattino, digiuno, è normale, no? Noi il mattino cosa facciamo? Dopo 8 ore di sonno, che il nostro corpo ha digerito tutto quanto, che il fegato non è attivo, si prende, è giusto bere un bicchiere d'acqua tiepido appena alzati, così rimetti in moto tutto. Se uno si deve depurare, l'acqua tiepida, la bella tisana, non però l'estratto idroalcolico a digiuno, a quel caso lì fate una bella tisana, un decotto, vi lo bevete e va in circolo e si depura. 2 ore prima, 2 ore dopo i pasti, per il fegato, la tosse, i tonici, quello per il fegato, l'estratto idroalcolico va preso prima o dopo i pasti del carciofo. 20 minuti prima del pranzo, per le preparazioni ricostituenti, certo, perché uno mangia, deve digerire, deve prendersi, deve ricostituente, insomma, sono vitamine, sali minerali, le devi digerire a stomaco vuoto, magari se uno prende il ferro ti chiappa una bomba, no? È pesantissimo, conviene prenderlo durante il pasto. Dopo i pasti, prodotti digestivi e antifermentativi, giustamente, prima di coricarsi, i composti sedativi, lassativi e per migliorare la circolazione.
per migliorare la circolazione, non lo so perché. Lassativi, certi lassativi, perché ci sono dei lassativi che fanno effetto subito. Non potete prendere un lassativo che fa subito effetto prima di andare a letto, se no vi dovete alzare a mezzanotte per andare al bagno. Ci sono dei lassativi più blandi che si prendono alla sera per andare al bagno al mattino. Poi leggete sempre le etichette, se comprate qualcosa, fate una prova una volta, mi raccomando, e vedete come va. E poi ci sono i pericoli della fitoterapia. Uno dice, ah, è naturale, buono. No, no, assolutamente no. Questo ve l'ho anticipato l'altra volta, se ricordate. Vi parlavo della digitale, vi parlavo della belladonna, dell'ortensia, vi ricordate? L'ortensia, dentro c'è l'acido cianidrico, vi chiedo, perché le ortensie non ci va mai nessun insetto? Perché c'è l'acido cianidrico. Però ci può andare la cocciniglia. Perché? Sapete perché? Quando voi tenete un vaso di ortensia al buio, in un vaso che non rinvasate, è al buio, non c'ha sostanze nutritive, non c'ha niente, non c'ha neanche... L'ortensia vuole la mezz'ombra fondamentalmente. Non fa un cavolo di fotosintesi, non produce più l'arsenico e dopo ti si va la cocciniglia. Quindi è colpa... Se in ortensia va la cocciniglia, è colpa vostra che non la trattate bene. Va bene, ma la pianta più famosa, no? Era la famosa cicuta. Sapete la cicuta? Ci hanno ammazzato Socrate, ha fatto un bel beverone. Bevi questo vino aromatico, sicuramente, sicuramente. Gliel'hanno dato e lui è morto. Eccolo qua. È un'ombrellifera, no? Vedete com'è? E da noi c'è. Non la scambiate. Oh, questa è la carota selvatica che sta nascendo. Che buona da mangiare. La carota selvatica, no, quella del... Come la chiamano? La spinaca. Perché la carota selvatica, quella puzzolente, fa schifo. Però ce n'è una varietà che appena germoglia è pelosa ed è molto aromatica. Questa non me la ricordo, ve lo dico la prossima volta, che l'ho mangiata l'altra volta. E veleni, vabbè, la cicuta. E... Così. Così, poi dipende da quanta acqua, in che esposizione è, come sta. Io lo so, sempre a bordo dei sentieri, se ci fai caso, nel pieno sole, ma anche nella mezz'ombra, ti vedi queste cose alte così. Dopo si può confondere con altre ombrellifere, però la troveremo. E niente, non la tocchiamo quella lì. Qui cosa dice? Bisogna di società inquadrare che si va a curare quali prodotti a base di erbe, sì. E tornando alle tinture madri, e qui fa l'esempio, che esempio, chi è allergico all'aspirina è vietato il ricorso al salice bianco perché è lo stesso principio attivo. E cosa dice qua? In genere la tintura madre non deve essere somministrata per troppo tempo perché concentra i principi attivi. Infatti, ti dicevo prima, 20 giorni di tempo per la tintura madre, poi smettete. Sono... E poi, prima vi parlavo del... Adesso iniziamo a parlare della raccolta, no? Il tempo balsamico. Ve la faccio breve. Sì. Il tempo balsamico. Allora, una persona quando è che sta bene? Quando ha dormito, quando ha bevuto, quando ha mangiato e quando ha riposato. E allora stai da Dio. Ok? Anche le piante, in un determinato momento della loro vita, stanno al massimo, sono pieni di energia, perché sono in piena forma, in piena salute. Ok? Le piante hanno un ciclo vitale, no?
E quando è che stanno bene? Quando hanno parecchia luce, hanno il caldo, quando si trovano nel loro ambiente perfetto in un determinato periodo dell'anno. E quindi quando uno ha tanta energia, cosa fa? Balla, ride, scherza, i figli, loro fanno i fiori di solito, va bene? Quindi la maggior parte delle piante si raccolgono, poi dipende che droga bisogna raccogliere, al momento della fioritura. Questo per quanto riguarda le parti aeree. E naturalmente le piante, cosa succede? Hanno dei periodi di fioritura. Per quanto invece riguarda le radici, i bulbi, l'apparato sottoterra, cos'è? Quelli sono degli accumulatori di energia, in poche parole, no? I bulbi, le patate, le carote stanno lì sottoterra e poi a un certo punto fanno il getto. Si piantano le patate e fanno il getto? Nel periodo giusto la patata, tutta l'energia che c'ha, prende e la mette per fare la pianta. Ci sono dei rizomi invece che c'hanno sempre la pianta, però la pianta d'inverno si ferma e poi a un certo punto sparano tutto l'accumulo energetico che c'hanno. Quindi i rizomi, le radici, le patate vanno raccolte prima della primavera, dall'autunno all'inizio della primavera, cioè quando sono in riposo vegetativo, perché loro hanno tutte le sostanze dentro. Dopo invece, quando arriva la primavera, devono far uscire tutte le sostanze nutritive, chiamiamole così, per creare la pianta. Questo ve l'ho detto. Ok? E per ogni pianta c'è il tempo balsamico. Dopo, se c'è l'azienda che deve vendere la lavanda, no, il determinato periodo non gliene frega niente. No, sì, deve fare una cosa estetica, te la taglia quando c'è il fiore, però se hanno un problema commerciale, mi devi consegnare tutta la lavanda in tal giorno, voglio tanto olio, non gliene frega niente a loro. C'è modi che tagliano anche che non è nel periodo balsamico, perché fondamentalmente il principio attivo c'è sempre. Anche nelle stesse concentrazioni o sono più concentrata? No. Più concentrata, esatto. Infatti si deve raccogliere in quel periodo lì. Se no, un po' di principio attivo c'è sempre, tutto l'anno. Ah, qua fa l'esempio, sì, la lavanda officinalis e la lavanda normale, poi c'è i lavandini, che sono quelli nani, quelli francesi. E vabbè, vi sta a spiegare? Fiorescenza, la raccolta inizia la fioritura. Quelli più vivi, la solita roba, va bene. Poi foglie, fiori e frutti. Questo basta prendere, andare a raccogliere. Qua dice la presenza di rugiada sulle porzioni di piante raccolte facilita i fenomeni di annerimento e di fermentazione. Le ore più calde. Alla fine, quando avete tempo, lo dico io, prendete e andate a raccogliere. Basta, quando raccogliete, sì, il periodo balsamico, le portate a casa, le lavate, togliete le foglie, quelle cattive, guardate se sotto le foglie ci sono gli insetti, no? E poi le potete far seccare, oppure fare l'infuso, anche con la foglia verde, e andare avanti. Il fatto di raccogliere i fiori è la cosa più... Le foglie vanno raccolte poco prima dell'inizio della fioritura delle piante. Sì, come nel prezzemolo, esatto. Il prezzemolo lo coltivate mai? Quando va in fiore se n'è andato, ha finito sul ciclo vegetativo, quindi bisogna raccoglierlo prima per avere il massimo. L'uso della celdrina, la lippia, Citrodora cunze, corrisponde al pieno rigoglio vegetativo. Oh, aspettate un attimo. La famosa lippia Citrodora, vi ricordate l'altra volta? Qualcuno la conosce, qualcuno no? Eccola. Le foglie sono brutte perché siamo a fine inverno, già io ringrazio stanno che non si è seccata. Adesso ve le passate, non per riparo. Lippia Citrodora. No, non fa bianco. Le potete strofinare le foglie, sentite il buon profumo. Il bello è che questo è persistente anche quando è secco. Infatti, la persona mi fa passare le secche. Rompetele le foglie, rompetele. Fate così. Così. Oh. E con questa è ottima per digerire. Adesso profuma poco perché ormai quelle foglie.
Lippia citrodora. Questo è un ottimo digestivo. Dovete farci il liquore tipo limoncello, ce lo fate. Va bene, oppure le zanzare. Io c'ho una pianta della mia trisnonna, mia madre mi ha detto l'altro giorno, guarda, questo è un getto della pianta della tua trisnonna, avrà 100 anni, è grosso così, crescita lentissima, per cui tanto si secca, e giù a Napoli si fa un ottimo liquore. Oppure il mi sa di sì. Centerbe c'ha quanti gradi ha, signora Centerbe? Ce ne ha 75. Allora, Centerbe, il Centerbe ha 75 gradi, per quello che so io. E non si beve, non si beve. Quando c'avevo 20 anni, per scherzare, sì, sì, qualche volta la cavolata, ma io supero l'alcolici, per carità. Ah, visto, se no mi sfugge. Il finocchietto selvatico lo conoscete tutti? Ragazzi, si fa un liquore che è un fenomeno, tipo limoncello. Andate a vedere, anzi vi porterò la ricetta, il liquore di finocchietto selvatico, per digerire. Buonissimo, ne vanno matti. Da servire freddissimo. Le foglie. Sì. E poi c'è il finocchietto marino. Lo spaccalò, spaccapossa, spaccalò. Ad Ancona pancassa. È una verdura che si usa per il pesce. Anche. Sì. Però conserva sott'aceto. Io l'avevo visto in televisione, ho visto nei libri. Poi ne ho trovato una pianta, non l'avevo mai vista dal vivo. Andate allo chalet del mare. Adesso non è tutti quanti andate a raccogliere. Andare a raccogliere questa pianta? È vietato raccogliere, eh? La zona protetta, non la raccogliete, ve la comprate. Andate, però dovete vedere i fioritura. È una bella pianta, non vuole l'acqua, non vuole niente. Andate giù, chalet del mare, andate giù. Prima di arrivare nella spiaggia, come si chiama, spiaggia di fiori, sulla sinistra c'è un angolino, c'è un cespuglio così. Ho preso i semi l'anno scorso, adesso li pianto. Poi dopo ve li regalo tutti. E quindi i germogli si mettono sott'olio e sono buonissimi, dicono. Ci proviamo, eh? Sì, vi porti i semi. Se no la piantina costa 3-4 euro. Andate, Luciano Danti, la Fano Flor, la conoscete, gli affinire. Anzi, lui ha fatto lezione qua, Luciano Danti, mi sembra, qualche volta. Lui lo stesso. Gli ho detto, ho trovato Pacalosso. Dove l'hai preso? L'hai preso laggiù da... Sì, ah. Infatti lui... Le piante che ha, le ha seminate 2 anni fa, e quello è bestiale perché non vuole l'acqua, non vuole niente. Quindi, e poi ha un profumo buono, delicatissimo. Che cos'è? Il paccalosso, paccasasso. Paccasassi. È il finocchio marino. Ritmo marino. Bravissima. Vabbè, ferite, i frutti, sì. Naturalmente... I frutti e i semi quando è che vanno raccolti? Quando sono maturità. E i semi prima che cadano per terra, quando si seccano. E poi qua ci ho messo a vedere tabella. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Dov'è la mia chiavetta? Tra un po' avrò bisogno di te. Aspetta un attimo che ce la faccio. Ce la faccio. Sì, sì. Schermo. Aspetta, tabella. Gli volevo far vedere la tabella della raccolta delle piante. Questa l'ho tirata fuori. La vedete? No. No, condivisione schermo, come faccio? Perché nuova condivisione. Qual è la tabella? Devi riconoscerla da qui. Questa qua. Questa? Sì, è quella lì. Sì. Dopo devo ritornare invece. Sì. Allora, voi... Sì, ci siamo. No, non la vedo loro. Non la vedono. Non è arrivata. Rompi condivisione. Allora, facciamo così. Condivisione schermo. Quale hai detto questa? Sì. Questa. Io ho aperto... Ah, l'hai aperta da fuori. Da fuori.
perché almeno sanno che... Allora, torniamo indietro, più di tutto. Allora, l'ho tirata fuori dalla chiavetta. Perché... Ah, ho capito. Mi stiamo registrando e va bene. Va bene, almeno vedo le nostre facce. Allora. Sei più bello te. Questa è la fitoterapia che stiamo guardando adesso. A me mi serve la tabella che la dovevo far vedere a tutti i costi. È quello lì. No, non lo so se è quello lì. Comunque, mentre stiamo cercando... il periodo di raccolta delle piante, voi qualsiasi libro comprate, pochi veramente, ci sono le tabelle complete per ogni singola pianta, vi dice che mese è meglio raccoglierla. Ci sono delle tabelle fatte meglio dove vi dice i fiori vanno raccolti in quel mese lì, il fusto va raccolto in quel mese lì e le radici va raccolte in quel mese là. Comunque, te la facciamo vedere la prossima volta, non ti preoccupare. Io ho fatto i casini, guarda, chiudi tutto, ripartiamo. Guarda, chiudi tutto. Gliel'ho spiegato voce, non lo vanno a vedere. Allora, prima c'era PowerPoint, arriviamo su PowerPoint. Questo era, questo sì, qui? Quello lì, sì. Le foglie vanno, perfetto. E lui? Vedere la tabella. Ok. E adesso per iniziare a parlare di piante. Io come l'ho pensata? Adesso parliamo delle piante che più o meno conoscete tutti, che avete sul balcone, nel giardino, no? La prossima volta invece sono le più comuni, le conoscete tutti quanti. La prossima lezione, sempre qui, già andiamo a vedere quelle che non conoscete, che però ci sono, oppure qualcuno di voi che è esperto di piante selvatiche le conosce, va bene? Poi quando usciremo andiamo a fare una bella scampagnata a vederle, a raccoglierle, sia quelle che fanno bene per la nostra salute e quelle che fanno bene per la panza, e poi concluderemo una domenica mattina, un'ora e mezza, per chi vuole venite a vedere la spezieria al suffragio. Per esempio, tutti sapete, conoscete l'alloro, lo conoscete tutti? Siete sicuri? Chi ce l'ha a casa? Oh, l'alloro è buono per gli spiedini, per i fagioli, i fegatelli, le castagne. Si mette anche quando i cacchi sott'olio, questa non la sapevate. Chi è che sa, chi è che conosce quanto sono buoni i cacchi sott'olio? No. Il cacco normale, eh? Ci si mette anche l'alloro, qualcuno ci mette dentro nell'olio. E il cacco raccolto verde, fatto a fette e messo sott'olio. Verde, non deve essere maturo, deve essere verde come un pomodoro verde. Perché prima di diventare maturo è giallino. Sì, ma prima che inizia, va bene? All'appa? Passa. Comunque l'alloro, lo conoscete tutto, si chiama Laurus nobilis e lo usate per mangiare. Adesso vi racconto, vi leggo. È un arbusto che non è nostro, è una pianta indigenizzata. Adesso fa parte della nostra fauna e flora, però non è originario nostro, però è considerata dalle nostre parti. E quindi si diceva, sì, fegatelli, gli spiedini, le tagliatelle al limone e all'oro, che io non riesco a farle, limone all'oro. Le mangiavo sempre dalla Katia, la sua Fossombrone, in altro nel castello, e non ho mai beccato la ricetta giusta. Questa pianta dall'antica Grecia era principalmente ornamento nella Valle del Po, sacro al dio Apollo, era simbolo di poesia, gloria, vittoria e pace. Quindi chi si laurea, avete capito perché gli mettono
La corona d'alloro? No, perché era il primo arbusto che si trovava all'università, ma perché è una pianta che è simbolo di arrivo, di potenza. Va bene? Addirittura sì, anche il potere della veggenza, dalle malattie contagiose e disinfettare l'acqua e l'aria. Poi c'era la famosa badessa Ildegranda contro l'emicrania, la gotta, le malattie del fegato. Non mi viene male perché è molto diffusa. Ha proprietà stimolanti, antisettiche, antispasmodiche, digestive, antiparassitarie. Allora, che digestivo? È vero. Vi consiglio di fare il liquore d'alloro, che è proprio buono, veramente buono. O lo andate a comprare su a Monte Giove, o fate prima farvelo a casa, che viene più buono. Ok? Più che altro l'olio di alloro si usa per i reumatismi. Va bene? O comprate l'estratto idroalcolico e lo mettete nell'olio e l'olio lo usate per fare i massaggi, oppure fate l'ollito di alloro o con le bacche, qualcuno dice, o con le foglie. Va bene? Io uso di solito le bacche. Prendete le bacche di alloro che sono nere, dure, le pigiate un pochino, le mettete nell'olio, le tenete al sole davvero una mesata, oppure le fate bollire quest'olio, bollire, non bollire, l'acqua maria, a bagno maria per 3-4 ore, è palloso, poi quest'olio qua lo filtrate e lo usate per fare i massaggi e i reumatismi. Se no comprate l'olio essenziale di rosmarino e lo diluite nell'olio di mandorle e lo usate. E la signora mi dirà, ma io mi trovo tanto bene con l'artiglio del diavolo, io sto bene con l'arnica, no? Fate come volete. Però il liquore di alloro è molto buono. L'alloro, che stanno bene le vostre piante d'alloro? No. Allora, problema principale, la cocciniglia sotto le foglie. Dovete fare così. Comprate metodo chimico, comprate il biancolio, olio minerale, che sarebbe l'olio... Lo date due volte all'anno a cambio di stagione, ogni 20 giorni. Quindi questo periodo qua che è arrivata la primavera è ottimo, perché c'è la cocciniglia, alza lo scudetto e libera i figli, va bene? Ok? Lo date adesso per bene e lo ridate dopo. Oppure a ottobre, sotto le foglie. Prima potate la pianta e poi con quello. Altro metodo, idropulitrice, conservatorio, prendete il sapone dei piatti e gli date una bella schiumata, lo lasciate lì 10 minuti e sciacquate, gli si dà una pulita ed è finita. Dopo 20 giorni comunque fategli il trattamento per l'olio bianco, con il biancolio, ve lo dico per... ok? Se vedete l'alloro che ha quella pellicola nera, sì, la fumaggine, sì, sì, quella è un fungo, va bene? No? Bisogna ammazzare la cocciniglia, perché lei si sviluppa sulla cacca della cocciniglia, che è una melata, va bene? Lava tutto, però se finché c'è la cocciniglia che fa la cacca, la fumaggine si sviluppa, gli dai il solfato di rame, ti muore la cocciniglia, la fumaggine, ti va via la fumaggine, ma ti rimane la cocciniglia. La melata, sapete cos'è la melata? Di castagno? Oh, il miele di castagno. Vi ricordate parlavamo dei melliti? Quello sarebbe un mellito fondamentalmente, perché quello non è il miele. I castagni hanno un insetto che è la cocciniglia del castagno, anzi l'afide del castagno, non è la cocciniglia, è l'afide. Non pensate che queste povere api vanno a raccogliere i fiori del castagno,
vanno a raccogliere tutta questa cacchetta dolce di questi afidi, la portano nell'alveare e ci fanno il miele con lo zucchero. Infatti, quelli che fanno... Oh, quando trovate il miele che costa poco, quello è il miele fatto con lo zucchero, perché ci sono molti apicoltori, quelli che non sono onesti, cosa fanno? Davanti alle arnie gli ci mettono là quello zucchero. Loro vanno a prendere lo zucchero, ci fanno il miele. Qui sono tutti i trucchi ed è proibito. Solo per certi casi si devono prendere le medicine alle api. Come gliele danno? Gli fanno così, acqua e zucchero. Loro vanno a prendere l'acqua e zucchero e prendono anche la medicina, l'antibiotico. Va bene. In più, l'Arkhams. Oh, perché è rosso? Chi lo sa, sino per tutti quanti così. È fatto con la cocciniglia rossa. Quei bei scudetti, c'è una cocciniglia anche da noi, non è quella lì, però se la prendete vi sporca come il sangue. Lo usavano come colorante. Ci facevano l'Arkhams. È fatto tuttora? Adesso ci metteranno E230, però il vero Arkhams era fatto con quello lì. Non ci si salva, no, no, non ci si salva. Infatti, vedete, l'alloro, dolori articolari e muscolari e alleviare i dolori durante il ciclo mestruale. Questa non la sapevo e va bene lo stesso. Antiparassitarie per i vermi? Boh, sono curioso. Cosa? L'alloro? Sì? Di, questa non la so. Mia figlia. Per i pidocchi funzionava? Si lavavano i capelli, adesso non so se era edificato o meno. Comunque era uno dei modi di sciacquare i capelli. Questa non la sapevo. E poi rimane un buon profumo. Sì. Invece di lavarli con l'aceto, una volta si usava l'aceto anche per i pidocchi. Col petrolio. Sì, c'è una mia amica col petrolio gli ha dato il babbo. Ti pensi te? Allora, il prugnolo. Questo io ho sbagliato perché non è nei giardini. Lo conoscete il prugnolo? Anche. Il liquore. È quella piccola susina che fa i fiori bianchi, che ha le spine nere, che allappa tantissimo, che le bacche si raccolgono novembre, dicembre, quando le foglie sono cadute, qualcuno va oltre lì a raccogliersi, non passano più i merli. Chi coltiva invece batti i rami, sotto c'è la rete, e queste bacche cadono tutte. E si fa un ottimo digestivo. Diciamo un po' cosa che cavolo dicevano. Sta pianta nel mese di ottobre-novembre, se ne raccolgono le bacche, per chi non la conosce, è spontaneo, longevo, 3 metri. C'è una famosa distilleria dell'Alta Italia che fa la grappa di prugnolo, prende le prugne, le fa fermentare e poi le distilla. Lo guardavo l'altra volta, poi domenica fa sul Niaver, no, il provinciale. Avete visto il provinciale voi? A parte linea verde, quando c'era quel signore con la barba molto più colpa, l'ha mandato via, ci hanno messo due stupidi. Adesso è andato a fare il provinciale, che parla dei prodotti, delle cose di nicchia, e parlava del prugnolo. E c'era sto signore che batteva questa cosa qua. Ha proprietà antiemorragiche, astringenti, depurative, diuretiche, lassative e toniche. Però vi dico una cosa. Perché io ve lo faccio sentire quando venite in spezzeria. Quando lo farete a casa, rispettate per bene i dosaggi, che tanto lo fate il liquore, 7,20, mamma mia. Lo fate il liquore voi di prugnolo, andate nelle campagne, rispettate i dosaggi, perché il prugnolo c'è una piccola quantità di arsenico. No? Quindi se avete un nipote che ha 18 anni, zio, quanto è buono sto prugnolo, me lo dai che... faccio la cena con gli amici, dopo se ne magari sono solo 2 amici, se ne bevono mezza bottiglia l'uno, e sì, è buono tutto quanto, ma accumulano un grosso tasso di arsenico, va bene? Diglielo, vale, ne beva troppo perché fa male? Oppure se
in commercio non l'ho mai visto nei supermercati, quindi sui mercati se ne mettono pochissime. Anzi, una volta sono andato su ad Acqualagna, io ad Acqualagna alle Pole c'è una fabbrica che fa i liquori, no? Che aveva preso anche una denuncia perché faceva il liquore della finanza e dei carabinieri, però non c'era avuto il permesso dei carabinieri della finanza. No, vado su a comprare l'alcol, perché l'alcol io non ho capito, un bottiglione da 2 litri me l'ha messo 9 euro. Ti parlo di 5 anni fa, dico, allora o lo rubano o non so dove lo prendono. E ci sono rimasti, sono da vedere questi infusori, no infusori, loro fanno delle grosse miscele di estratti idroalcolici, hanno le botti così d'acciaio, e lui c'era lì il tipo, vuoi vedere? Sì. Oh, qua, ma qua c'hai, non so che cavolo era, non mi ricordo che pianta era, mi fa, ma queste foglie qua, e qua noi non le buttiamo via mai, ormai qui sono 2 anni che sono qui. E allora mi ha scombussolato tutto, dico, alla fine ho capito, siccome costa, no? I loro liquori, sì, se vai a prendere un liquore che sparo, di alloro, è leggero, leggero, delicato, allungato, no? Perché loro le foglie che le tengono lì gli anni, no? Riciclano, ricosano. Non lo so, però, mi ha detto 2 anni che sono qua. Tanto un estratto dell'alcolico buono, in 1 mese, 2 mesi, voglio te. Questi invece... sono rimasto male. Comunque ho preso 8 litri di alcol 9x4, ho preso una cavolata, ho sbagliato, anzi mi ha fatto anche la fattura dopo, pensa te, signore mio. Poi frutti ben maturi si utilizzano per essere in marmellate, salse, gelatine, buono anche per accompagnare carne lessate, cacciagioni. Dai frutti tenuti in natura si ottengono ottimi sciroppi con i quali preparare bibite, aromatiche, grappe, vini e gin. Io penso se ci fanno le marmellate, quella parte di arsenico che c'ha se ne va via. Però quando mi parlano di queste belle marmellate da usare con le carni lessate, la cacciagione e i formaggi freschi o stagionati, io penso al formaggio di Fosso di Beltrami e la marmellata da metterci sopra. Vi piace il formaggio di Fosso a voi? Vittorio Beltrami lo conoscete? Poi c'è il mirto ormai è una pianta da giardino, ci si fa le siepi col mirto tarantino, perché voi non vi fate fregare, vai dal vivaista, vi dà la pianta di mirto perché dovete farci il liquore, perché volete fare il maialino sottoterra, vi servono le foglie di mirto per aromatizzare, perché c'è il mirto comune che ha le bacche grosse e poi c'è il mirto tarantino. Il mirto tarantino ci si fa le siepi tipo giardino l'italiana, ha la foglia piccola piccola, le bacche sono piccole così. Dovete prendere voi il mirto, quello normale, che ha dei ciuccioloni così e fa dei fiori bianchissimi, bellissimo, sempre verde, solo che da noi cosa succede? Se fa il freddo, la gelata d'inverno, naturalmente vi si rovina la foglia. In Sardegna, infatti, c'è il famoso liquore Zeta Piras Mirtus. E questo qua, allora, a novembre non si raccolgono le bacche, non è vero. A dicembre, piena maturazione. Mirtus, che i greci fanno risalire al mito di Misine, una ragazza invincibile nelle gare atletiche, antisettiche, astringenti, toniche, addolcito col miele e siccome profumato c'era la famosa acqua degli angeli, questa non la sapevo, e niente, proprietà tonificanti, io la conosco solo per il liquore. E quindi ci faremo un bel liquore. Ragazzi. Anche perché adesso mi è venuta fretta, 25, dopo non vado avanti. E parliamo dell'olivo. Oh, l'olivo tutti lo conoscete per l'olio. I fiori dell'olivo l'avete mai visti voi? Sì. Lo conoscete, no? Questi qui. Ok. E l'olivo. Voi vedete gli alberi d'olivi? Ve lo dico io. L'olivo
in stato naturale è un cespuglio. Col tempo si sono, con la coltivazione, è diventato un albero. L'olio d'oliva lo conoscete? Che è stitico, che deve prendere tutte cose. Prima di mangiare o il mattino di digiuno si prende due cucchiai di olio d'oliva e vai al bagno meglio. L'olio d'oliva è un ottimo olio per friggere, perché c'è una temperatura di ben 230 gradi può raggiungere e non gli si rovina la molecola, non diventa cancerogeno. Se voi avete l'olio d'oliva preso, che l'avete pagato 15 euro il chilo, e dopo due anni è rancido, buttatelo via per favore, perché quello è cancerogeno. Sarà l'olio d'oliva pagato 15, 18, 25 euro al chilo, ma buttatelo via, perché è stato dimostrato che è cancerogeno. Va bene? Ve lo ripeto. Anche se sa anche poco. Ok? L'olio d'oliva. Quindi, a parte gli usi per l'olio, che ci strette i prodotti, a parte che si usava per la pelle, a parte tutto, si usano anche le foglie e le radici. Parliamo di liquori. Sì, si fa un ottimo liquore. Conoscete Giuliano Berloni di Tavernelle? No. Lui c'ha un'azienda agricola, c'ha 2-3.000 olivi e fa anche il liquor d'olivo, che è un grande digestivo. Ma con la foglia le radici. E poi te lo dico, ma lui non lo dice, ci si mette anche la scorza di limone per dare quel non so che. No, naturalmente l'olio d'oliva fa bene, dicono che fa bene per l'ipertensione, è diuretico, fa bene per tutto quanto, è anche antidepressivo. Fa benissimo l'olio d'oliva, lo consigliano tutti i dietologi, basta non abusarne, se no, fate come me, che io non abuso, mangio e cresco, va bene? Sì, ma il dietologo, sì, ma lo puoi usare l'olio d'oliva? Mezzo cucchiaio. Però se l'olio è quello buono, no? A differenza dell'olio del supermercato, che costa 3,50 euro, no? Voi provate a condire l'insalata con un cucchiaio di olio, quello buono di casa, e un cucchiaio di olio del supermercato da 3,50 euro. Per dare un po' di sapore di olio dovete usare un bicchiere d'olio del supermercato, invece per se condite le insalate con l'olio quello buono ne basta un cucchiaio. Quindi anche se costa caro, cosa ve ne frega? È tutto salutare. Va bene. Poi va bene, sì, ha le solite vitamine, fa benissimo, favorisce la digestione e amen. E cosa vi volevo dire? Che qui non c'è scritto, che non mi ricordo. Lo dico la prossima volta, che sono stanco oggi. L'olio. L'olio, se mi metto a parlare, un'ora di olio. Io facevo anche i corsi per l'olio. Olio e potatura d'olivo. Io sono un assaggiatore d'olio. Ho fatto il corso giù a Iesi, 3 mesi, un mazzo così. Dimmi.